La voce della Delta Integrale punta dritto al cuore. Per tanti anni protagonista nei rally la pacciosa e borghese berlina della Lancia nelle corse fa la differenza nel periodo in cui il gruppo Fiat spazia a 360 gradi. Per i contatti su internet, le gare virtuali o per il meno tecnologico e forse più efficace passaparola è conosciuta ovunque. Nei campioni di ieri, appena ritrovato l'abitacolo caro e familiare, riaffiorano gli automatismi. Delta, autentica icona. Chi aveva usato l'integrale dichiara eterno amore a colei che in tante occasioni aveva supportato le ambizioni tradendo poco o niente. Per questo la sfida modernizzarla, spingerla sin dove i progettisti degli anni Ottanta mai avrebbero pensato. Modificarla nell'aspetto e non si può dire che la fantasia abbia fatto difetto. Riccardo Errani di R20, perché tante ne ha e così le ha chiamate, si è messo in testa questa idea. Questa vettura è l'ultima versione di una Lancia Delta, vettura da 600 cavalli, può fare gare di salite e gare di rally particolari. Perché tanto affetto nei confronti della Delta? È la vita legata al nostro team, 20 anni di storia per questa vettura, abbiamo cercato di evolverla, la Lancia diciamo che si è fermata e noi ci siamo permessi di ricreare una livrea. Può sembrare esercizio accademico, che riscontro ha avuto tra gli appassionati e comunque tra coloro che amano queste vetture in tutto il mondo? Noi credo che come altri, come Lastra, come altri team abbiamo dato un riavvio a questo marchio. La gente oggi le ricompra ed è affezionata come se fosse quasi una Ferrari. Ci può essere un po' di rammarico perché la Lancia non produce più vetture di questo genere? Quando la Lancia ha fatto la Lancia Delta, se ne avesse fatte 5.000 con una livrea che assomigliasse specialmente alla vecchia Lancia Delta a quattro porte, 5.000 le avrebbero vendute sulla carta. La curiosità degli appassionati è semplice. Sarebbe ancora competitiva questa vettura con gli aggiornamenti? Potrebbe essere competitiva anche perché noi abbiamo fatto di questa vettura una WRC. Cambio sequenziale, con motore testa girata, praticamente ha tutte le caratteristiche di un WRC attuale, vettura come avevo detto di 600 cavalli, potrebbe veramente dire la sua. Sono passati diciamo più o meno 20 anni, quali sono i punti di forza della Delta? Beh, sicuramente la tecnologia che si è portata avanti dagli studi che ha fatto loro, perché poi le altre vetture sono fatte uguali, con le stesse sospensioni. Quali i fondamentali? La trazione? La ripartizione della potenza, il motore, cosa? Gli ingegneri che hanno lavorato sulla Lancia hanno lavorato veramente bene, probabilmente avevano dei grossi budget e tutti hanno copiato da quello. Ora il parere di colui che la conosce sino all'ultimo bullone, Marino Baltancoli. Ci è arrivato con un'evoluzione tecnica di materiali e in particolare di elettronica. Modifiche di motore, modifiche di alberi a campi, pistoni, sistemi delle teste, sistemi delle valvole, di tutto quello che può essere la meccanica in generale. La vita di questi motori? Praticamente infinita ormai, si può dire, perché oggi per essere guidabile è una macchina che ha questi cavalli, per essere inguidabile, cioè per poter andare ancora più forte, si potrebbe arrivare anche quasi a 800 cavalli. Diciamo pure che sostanzialmente lo scheletro è sano e di robusta costituzione. Sì. Cos'è che soffre di più? No, diciamo che messe tutte le condizioni e le variazioni giuste non c'è molta roba che soffre. Cioè a livello lubrificazione e raffreddamento si può stare tranquillamente nei parametri giusti. Differenziali, semiassi, frizione, cambio? Bisogna mettere su del materiale giusto, materiale studiato, caro, materiale fatto bene e comunque tene. Non c'è quindi di che stupirsi se sulla Delta non tramonta il sole. Abbiamo detto Delta Rally, tutt'uno, ma non è soltanto lo sterrato ad esaltare il carattere, anche nelle gare di accelerazione può dire la sua. Da Faenza ci spostiamo qualche chilometro più in là, a Forlì, per verificare sul banco a rulli quanto sia generoso, seppur con l'ausilio del protossido di azoto, il bialbero torinese. Il preparatore Marco Manfredi. Principalmente si cerca di avere
più motore possibile per muovere il peso, perché peso e trasmissione, perché è un 4x4 permanente e si viaggia sull'ordine degli 11 quintali. Quindi diciamo che per far 400 metri con un discreto tempo ci vogliono almeno 600 cavalli. Tempo di uscita? Tempo di uscita con 600 cavalli si viaggia sui 10 secondi, che è la Super Gas categoria B2, abbastanza competitiva, perché 10 secondi a 240 km orari è già una discreta prestazione. E purtroppo su malgrado, però meccanicamente come trasmissione, essendo un motore a corsa lunga, prende tantissima coppia oltre ai cavalli, e la coppia si tramuta in rotture meccaniche di trasmissione non da poco, perché con 110 kg siamo a coppia di un trattore e quindi gli ingranaggi saltano via come fossero quelli di una Panda 4x4, per capirci. Utilizzo del protossido? Utilizzo del protossido meno possibile, perché aumenta ancora ulteriormente la coppia e riscaldi i gas di scarico, quindi i rischi sono notevoli. Però diciamo che per poter fare questa categoria senza utilizzare metanolo o altri combustibili che non si potrebbero usare, siamo costretti a usare il protossido anche in forma ridotta, circa 120-130 cavalli. Però volendo si può arrivare anche fino a 270-280 cavalli di puro protossido. Il gas, croce e delizia degli appassionati, fa volare lo strumento sino a 725 cavalli. Delta, apprezzata anche in altre realtà. Vanner Bona, anch'io come Alex Zanardi. Cosa significa questa attività sportiva? Significa integrare la disabilità nel campo sportivo. Soddisfazioni sin qui? Molte, perché avere la possibilità di guidare macchina da competizione porta una persona disabile a fare qualche cosa al di fuori di quello che è la normalità di tutti i giorni. Grazie alla Delta ho vinto tutte queste coppe. La Lancia Delta, l'amore della mia vita.